Quindi bene un'azione riformatrice se ha come missione non uno scontro ideologico o preconcetto sui temi, aboliamo le province ad esempio perché costano troppo, ma avviamo un processo riformatore perché è utile ad aggredire il nodo che per costruire un paese moderno abbiamo bisogno anche di una più moderna ed efficiente governance locale. Io da presidente della provincia non solo non ho paura di affrontare una fase di riforma che rimetta anche in discussione questo livello di ente locale, ma anzi arrivo a dire che chiedo che si apra un processo di riforma che punti alla costituzione di un nuovo ente, la città metropolitana, che affronti meglio il tema della governance locale, perché in effetti così non ce la facciamo. A noi serve un nuovo ente di governo dell'area vasta. Il contributo che porterò alla riunione che sta iniziando a lunedì è quello di spingere verso una riforma che porti al superamento della provincia di Roma, al superamento del comune così come oggi ne abbiamo conosciuto, alla costruzione di un nuovo ente, all'individuazione dell'elezione diretta del sindaco di questo nuovo ente senza problemi. E arrivo a dire da Palazzo Valentini che se la sede dovrà essere l'aula di Giulio Cesare, sia l'aula di Giulio Cesare senza nessun problema, l'importante è che ci capiamo, che ci sia un'aula che governi questa complessità.